Le telecamere di Informare Online sono approdate a Napoli, nella chiesa di Santa Caterina a Via Chiaia. Giovedì 22 luglio, infatti, c'è stata l'apertura della mensa di San Francesco, gestita da Padre Calogero. Molti ed importanti sono stati i risultati conseguiti. Sono circa 800 pasti che ogni mese la mensa provvede a distribuire ai meno abbienti. La maggior parte di essi sono italiani bisognosi di beni di prima necessità, come cibo, medicinali o pagamento di bollette arretrate. Da ottobre al 30 giugno 2015 sono stati consegnati con precisione 6.210 pasti tra mensa e asporto in vaschette. Il grande impegno dei ragazzi napoletani si concretizza oggi attraverso qualcosa di molto concreto, cioè la voglia di voler accogliere e avere cura delle famiglie e delle persone che sono più fragili nella città di Napoli. Perché chi è giovane sa anche guardare il mondo dalla parte degli ultimi ed è eccezionale il lavoro quindi realizzato dall'Associazione Giovani Ingegneri, che io sento qui di ringraziare pubblicamente e profondamente, perché mettere a disposizione il capitale più importante della nostra città, che è quello umano, per grandi battaglie sociali di solidarietà, è veramente il modo vincente non soltanto di essere giovani a Napoli, ma di essere Napoli una città che in Italia, attraverso un modello giovanile di organizzazione, impegno sociale, impegno professionale e imprenditoriale, noi vogliamo raccontare quindi un impegno e un modello della città che in Italia si sta distinguendo. Sì, l'associazione Giovani Ingegneri è nata da poco, un annetto. E il nostro scopo, oltre alla formazione, al ridurre il gap tra mondo universitario e mondo del lavoro, coniugare la professione con il sociale reputiamo che sia fondamentale. Oggi noi soci dell'Associazione Giovani Ingegneri abbiamo fatto un appello ai cittadini e alle altre associazioni di categoria per mettere luce su una realtà importante che è la mensa dei poveri qui a Santa Caterina, a Napoli. Una mensa che è gestita da Padre Calogero, che svolge circa, dona circa 800 pasti al mese, e questo è fondamentale. E coniugare, intrecciare le associazioni con le istituzioni, oggi con la presenza del Comune di Napoli, è fondamentale per portare avanti iniziative. Oggi siamo presenti anche con l'Ordine degli Ingegneri, quindi professioni, giovani, istituzioni per il sociale. Giovani Ingegneri, siamo con l'Ordine degli Ingegneri di Napoli a questa splendida iniziativa. Collaborare per il sociale, collaborare con chi è meno fortunato di noi è il nostro leitmotiv come Ordine Ingegneri. Tante sono le iniziative che si organizzano all'interno della Basilica di San Giovanni Maggiore, che l'Ordine gestisce dalla curia, direttamente dalla curia, e questa sera siamo al fianco invece di un'altra chiesa, la chiesa di Santa Caterina da Siena, qui in zona Piazza dei Martiri, grazie alla interessantissima iniziativa di Padre Calogero, che mette a disposizione i propri locali per una mensa è rivolta alle persone meno fortunate. Tantissime persone si sono rivolte in questi mesi dall'apertura al Padre Calogero, e tanta è anche la solidarietà che arriva dalle persone, appunto dagli abitanti della zona, di una zona bene di Napoli, e anche dalle tante associazioni che operano nel sociale come UNICEF, ma anche di tante associazioni che hanno per mission tutt'altro. E quindi questa sera appunto l'Associazione Giovani Ingegneri collabora con Padre Calogero all'interno appunto di questa iniziativa, di questa mensa per i meno fortunati. Non potevamo non essere anche noi dell'Ordine Ingegneri di Napoli questa sera presenti. Quindi complimenti all'Associazione Giovani Ingegneri, complimenti all'operato di Padre Calogero e alla mensa. Sono venuta perché noi abbiamo oggi un'altra punta di diamante della città di Napoli, dove in silenzio, ma con grande forza d'animo, le persone che amano quelli che hanno bisogno si uniscono per aiutarli. Padre Calogero, ancora una volta, perché lui si muove molto bene per il welfare, ancora una volta è venuto incontro ai poveri, che aumentano, quelli che hanno fame a Napoli aumentano. E allora ecco una mensa che consentirà 800 pasti e che naturalmente già è affollata da ottobre scorso. Venire e voler dire bene, io penso ai bambini, non posso fare questo, però io ho bisogno che tutti facciano la loro parte, perché la città non cambia se no. Allora aiutare i poveri della città è un dovere,
chi di noi può fare qualcosa deve farlo, se no non siamo dei cittadini responsabili. Siamo quelli, ecco, qui abbiamo un bar bellissimo con tutti i servizi, siamo quelli che vanno a sedersi al bar, perché poi se c'è il povero girano la faccia. Non è possibile. Nutrirci bene, nutrirci tutti, hanno detto all'Expo. E noi speriamo di potercela fare. Allora, questo incontro tra amici, se vogliamo, organizzato dai giovani ingegneri, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, la presenza anche dell'assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli, è un momento in cui, venendo a conoscenza della nostra piccola realtà della mensa di San Francesco, ci hanno voluto sostenere attraverso la donazione di alimenti e quanto possibile proprio per i fabbisogni che abbiamo quotidianamente, visto che qua vengono ogni giorno a mangiare delle persone, prevalentemente nostri concittadini. La presenza dei stranieri è molto limitata, sono quasi tutti i nostri concittadini, sono comunque italiani, e ogni giorno garantiamo questo servizio gratuito di circa 40-36 pasti seduti, più alcuni da sport che diamo, e anche il cosiddetto pacco spese che offriamo alle famiglie in stato di necessità. No, questa è l'attività quotidiana che si va ad aggiungere poi ad altre attività o comunque azioni di supporto, quali pagamento di bolletta, compra di medicinali, diciamo, sono tutte quelle cose che ormai sono risapute, ma che chiaramente necessitano, almeno per noi, l'aiuto e la collaborazione di tutti quanti.